Sergi sta sistemando il suo negozio e guarda cosa ha trovato! I vecchi costumi del talent show! Potrebbero essere utili per aiutare un pony a organizzare uno spettacolo o scappare di corsa travestite da clown! Ciao, Big Mac! Wow, questa è quel che si dice una montagna di mele! Farai un'altra consegna al vecchio villaggio di Starlight? Già! È una strada molto lunga da fare per un pony, non è vero? Già! Ci vai spesso ultimamente? Non è la quinta volta questa? Già. Molto bene, buon viaggio! Allora, che altri costumi hai portato, Sweetie Belle? Ma sei impazzita! Non possiamo parlare di costumi proprio in un momento come questo! Cosa vuoi dire? Penso che tuo fratello stia nascondendo qualcosa. Non hai notato lo strano modo in cui si comporta? Già, è diventato tutto rosso quando gli hai detto che è andato spesso al villaggio di Starlight. Sta succedendo sicuramente qualche cosa. Può esserci solo un motivo che spinge un pony ad andare così lontano, con così tanta frequenza. Lontano possibile per non sentire la puzza? Che combatte i furfanti del villaggio con la sua super arma segreta, un cannone sparamele. No, questo non è possibile. Credo che sia per i miei broccoli. Perché non glielo chiediamo? Hai visto com'era sfuggente prima alle domande? Non ci dirà mai cosa sta facendo. E poi ho voglia di indagare sotto copertura. Abbiamo già i travestimenti. Chiamatemi agente arcobaleno. Io invece sarò Lenti Scintillanti, un bibliotecario misterioso dal misterioso passato. Io sarò una spia pirata! Ah, una spia! Ciurma, la nave sta lasciando il porto! Eh? Big Mac se ne va! Se vogliamo essere spie, dobbiamo seguirlo, adesso! Cosa? Come? E chi sarebbe quel pony? Fammi vedere. Non lo so, non serve a niente il binocolo. Non conosco nessun pony qui. Deve essere Sugar Bell. Applejack mi ha parlato della sua pasticceria. È naturale che ordini spesso molte mele. Quindi i sospetti erano infondati. Impossibile! Siamo venute qui per essere spie. E nessuna spia che io conosca ha mai risolto un caso tanto in fretta. E quante spie conosci? Questo non ha importanza. Ciò che importa è che dobbiamo andare in ricognizione. Travestiamoci. Piacerle proprio le mele. Cosa vuole fare? Cucinare la torta di mele più grande di tutta Equestria. Grazie per aver fatto tutta questa strada, Big Mac. È molto bello rivederti dopo così poco tempo. Già. Prima potevo cucinare solo vecchi muffin noiosi. Ma grazie alle tue consegne di mele posso preparare tanti dolci diversi e deliziosi.